tone change. One shot, everything rides on tonight. Even if I've got three strikes, I'ma go for it. This moment, we own it. I'm not to be played with because it can get dangerous. See these people I ride with. This moment, we own it. Ciao a tutti amici YouTube, benvenuti stavolta, si ritorna, ve l'avevo promesso e quindi visto che all'inizio avevo fatto la campagna sulla Surrectum, ora andiamo su Rome 2 Total War. Come avevo detto ragazzi, avrei fatto la campagna con i parti a livello difficile. Come possiamo notare, prima di tutto questi parti sono esperti in cavalleria, quindi grado più 1 di esperienza, poi multiculturalismo, meno 25% alla penalità su ordine pubblico, e invece avversione alla schiavitù zero austriana, più 25 ai disordini degli schiavi. Quindi ragazzi, direi che siamo pronti, siamo carichi, siamo pronti per partire con questa nuova fantastica campagna. Allora, prima di tutto comunque spero che la campagna della Surrectum vi sia piaciuta, e soprattutto se il mini gameplay di Battlefield vi sia piaciuto, e sto vedendo di quando potrò di mettere le mani anche su Battlefield 4 e magari ci facciamo la campagnetta, però nel frattempo questo qui sarà un progetto futuro. Al momento i miei progetti sono i seguenti: fare, allora, prima di tutto questa campagna, voglio almeno questa, voglio portarla a termine. Poi senz'altro vedrò di, come si chiama là, di farvi Brothers in Arms Hell's Highway difficoltà realistico, e quindi con molte probabilità sentirete delle bestemmie belle toste. Poi eventualmente, se vi piacerebbe vedere la campagna di Battlefield 3, che va bene, l'ho giocato, stragiocato e rigiocato, però comunque a ultra dà anche un certo effetto. Allora, ascoltiamo un po' cosa dice il nostro amico. Dare un nuovo e grande impero a Oriente. Se vuoi solidificare la tua posizione, è inevitabile lo scontro con Partava. Tuttavia, devi essere paziente. Non amano i propri padroni seleucidi. E se aspetti che si ribellino, ti assicurerai che non ricevano alcun supporto militare da parte dei loro governanti quando sarai tu ad attaccare. Domare le tribù del nord ti farà guadagnare il tempo di cui hai bisogno. L'alleanza con altre satrapie è possibile, ma devi stare attento a non limitare troppo le tue opzioni in tema di espansione. La decisione è tua. Che tutti salutino il nuovo impero parto. Perfetto ragazzi, si parte già così con a bomba proprio. Allora, come potete notare, prima di tutto ho messo un paio di mod. Tutti quanti direte: e che palle, tu metti sempre mod. Allora, più che altro ho messo queste nuove mod. Allora, prima di tutto, come potete notare, calo di frame rate, vabbè, non fa niente. Allora, prima di tutto, come potete notare, il gioco in campagna è abbastanza stabile, quindi ora possiamo, ho messo prima di tutto questo, come posso dire, ho messo questi allora, campi dei nomadi. Sblocchiamo questi campi dei nomadi perché inizialmente mi serve un esercito abbastanza non estremamente numeroso. Ora ovviamente sta leggermente laggando proprio a causa di, come posso dire, di ovviamente della registrazione con Fraps. Però ovviamente cavalleria della media, pigliamo anche qualche cavaliere e qualche arciere giusto per tenerci un esercito abbastanza buono. Allora, la mia idea iniziale è quella comunque di prima di tutto reclutare questi due nuovi eserciti. E poi soprattutto ho messo, allora, prima di tutto ho messo questa mod che, come potete notare, prima di tutto cambia le varie tecnologie, cioè le trasforma in una cosa 3D molto figa. Come potete notare, ad esempio, alcuni elementi sono cambiati, ad esempio la fattoria, cioè viene cambiato. Poi vedete pure le varie tecnologie. Poi ovviamente non ho voluto cambiare le unit card perché sono carine, però anche i buildings cambia, cioè li reskinna. Poi comunque per il resto ragazzi, i settaggi grafici sono questi qua che ora vi faccio vedere. Opzioni grafici,
Questi qua che vedeste proprio nell'ultimo benchmark, ovviamente con anche con l'anti-aliasing attivo, chi se ne frega, chi se ne frega. Cioè, questo primo episodio ovviamente è un po' palloso purtroppo, me ne rendo conto, però il fatto è che sostanzialmente bisogna vedere bene come espandersi, perché allora prima di tutto ci stanno i corasmi a nord che sicuramente romperanno parecchio le palline, però pure la Bactria potrebbe essere un grave problema. Quindi per questo devo cercare più che altro di capire le intenzioni della Bactria nei miei confronti. Però eventualmente ci sta la stato di Merv che potrebbe farmi da cuscinetto. Però il problema sarebbe Amul, che ovviamente Amul non sarebbe più che altro per lui abbastanza difficile. Allora, prima di tutto togliamo un paio di schermagliature a cavallo che sono inutili. Cioè, sono utili fino a un certo momento, però ovviamente mi serve anche fanteria. Poi per il resto, vediamo un poco anche in aria, vediamo un poco se è disposta a commerciare, infatti. Accordo commerciale, sì, hanno anche accettato, quindi vediamo un poco anche Partava. Partava, Speak, vediamo my un friend, poco. unburden yourself of diplomacy and let us find agreement here Se in ti the freedom pago i simply of this 460 che map. possiedo e stiamo pace? Complimenti, fai schifo. Allora, strano perché comunque entrambi siamo due fazioni orientali. Vabbè, comunque guardate il mio che è fantastico, ragazzi. Quindi passiamo il turno velocemente. E quindi spero che anche questi nuovi cambiamenti nel canale vi siano piaciuti. Lo sapevo, che vi avevo detto io che Danai veniva attaccata dalla Bactria. Entriamo in guerra a fianco del nostro alleato perché noi siamo pro e noi siamo leali, noi siamo veramente degni di essere, dobbiamo essere integerrimi a livello morale anche verso coloro che ci danno la loro mano. E quindi io nel frattempo inizio a mandare questo primo contingente ad Amul. Eventualmente per rinforzarlo. No, 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 no. Perché ha... Allora, dove sta? Aria? Non è che mi In daresti my anche lord's il... name, be welcome, and may the blessings of the gods bring you the profit of the day. Doni offerti ad Aria. Se io ti do un piccolo pagamento in money... Perfetto, penso We che have heard ora of your dovrebbe great essere wisdom, comunque and buono come una pace. Vabbè, penso che allora la Bactria, fazione filoellenica che romperà parecchio i coglioncini, ma più che altro sto vedendo di reclutare questo awaiting esercito da pro, Bactria's quindi pickup, allora vediamo un my attimo lord. poi il campo dei nomadi in cosa lo possiamo modificare. Io voglio più che altro fare tanto cibo perché ne ho bisogno. Il problema Voglio fare questa fattoria, però al momento ci vuole l'organizzazione sociale. Quindi poi tra un poco farò anche il tra un poco sbloccherò anche questa tecnologia, quindi al momento il cibo visto che comunque siamo una fazione molto molto particolare, ovviamente dobbiamo come si dobbiamo vedercela contro questi cattivoni, soprattutto dei bactriani, quindi allora al momento vedo che allora, Bacara è rimasta totalmente sguarnita. Però il problema qual è? Che se io ora attaccassi direttamente Bacara, sicuramente mi troverei tipo 427.000 eserciti bactriani che si materializzano all'improvviso con la fortuna che tengo io. Però al momento, un altro mod che comunque ho messo, proprio per parlare di varie mod che si trovano nel workshop. Mio Dio, che cazzo è successo? Le truppe di Amul. No, allora, la logistica non la voglio, voglio l'organizzazione sociale perché al momento mi serve maggiormente. Allora, vediamo un attimo, più che altro. Anzi, no, vediamo un po' se è possibile eventualmente sabotaggio. Se è possibile, vediamo un po' se si possa, se si può fare pozzi avvelenati in maniera tale. È ferito, è che diavolo? Cioè, questa ragazzi è la mia leggendaria fortuna. Ok, sperando che questi qua ora si stanno belli tranquilli. Poi nel frattempo qua sto continuando a reclutare ancora be bella gente, quindi soprattutto per
penso che bene o male dovrei essere messo abbastanza bene. Allora, queste schermagliature a cavallo, cancellali perché non li voglio vedere più. Poi, devo, appena riesco a sbloccare la, non so dire, l'organizzazione sociale, immediatamente, vedrò di fare questa fattoria in maniera tale che mi fornisce 6 di cibo, quindi per certi versi non dovrei stare tanto male. Però comunque ovviamente, poi soprattutto visto che siamo abbastanza ricchi, prendiamoci anche questi arcieri a cavallo e mettiamoci qua, in maniera tale che possiamo fornire supporto ad Amul, perché Amul non deve cadere. Poi ovviamente il nostro agente, troppo in maniera così indegna, è caduto, però vedo che soprattutto a Bactra non sta messo bene, ma nemmeno Bukhara c'è molto malcontento, quindi penso che al momento abbiano i problemi loro da fare. E vedo infatti che stanno costruendo tanta bella roba, quindi sperando che al momento non vogliano attaccare in massa, perché se attaccherebbero in massa per me sarebbe più che altro un problema non tanto di logistica, ma proprio per l'esercito che mi ritrovo, che non cioè è abbastanza decente, però ovviamente, cioè, purtroppo non è al momento l'elite, cioè non ho mica gli spadaccini parti. Quindi vediamo tra un poco di portare anche questo nuovo esercito, i compagni di Rostam, qua. E quindi, visto che abbiamo anche questo piccolo problema, che cazzo, perfetto proprio. Allora, al momento ci abbiamo qua. Allora, fammi vedere pure la Ecampilos, la Partava. Perfetto, ragazzi, Partava non è più, cioè è in guerra con i Seleucidi, quindi si sono liberati, quindi sarebbe una buona idea, amici miei, sarebbe una buona idea, però al momento lasciamo la situazione qui com'è, in maniera tale da bene o male poterci difendere. Non fa niente, per un poco ci saranno dei turni di sconforto a Nisa, però al momento dobbiamo vedercela bene contro questi cattivoni qui. Allora, quindi ragazzi, penso che bene o male purtroppo questo primo gameplay andrà un po' così, cioè agente ripristinato, perfetto, gli occhi del re, e quindi lascio con la costruzione della fattoria, poi mando questa spia qui, speriamo che non si dimostri una mezza sega come prima, non so perché, ma solo io c'ho gli agenti mezza sega. Sabotaggio, fammi vedere un poco, no, al momento non voglio fare sabotaggio. Però comunque c'ho sempre gli eserciti nella mezza sega, non so perché, ma c'ho questa abilità di il perk agente mezza sega praticamente. Allora, ho fatto anche la qua, però dobbiamo fare anche la filosofia, biblioteca orientale, campo maiore, archivi di tavolette orientali, oppure questo qui, lavoro tassa, estrazione delle cave, Canat. Direi che dobbiamo buttarci leggermente per quanto riguarda sull'architettura. E visto che ci siamo, io direi di attaccare anche Bukhara. No, al momento non è ancora giusto. Allora, ragazzi, io vi lascio qui con questa. Vi lascio qui, ragazzi. Questo gameplay termina qui. Noi ci vedremo ai prossimi gameplay. Quindi, ragazzi, ricordatevi di lasciare un piccolo like, un commentino. Ed eventualmente, se questo primo episodio, anche se molto moscio, lo ammetto, vi è piaciuto, iscrivetevi. Io sono Luca Antorno. Noi ci vedremo ai prossimi gameplay. E stay up, bros.